La squadra sta bene, si è allenata in maniera intensa tutta la settimana. Abbiamo avuto un piccolo problemino con Ceccarelli stamattina, che valuteremo tra stasera e domani mattina, però sono fiducioso da un punto di vista. Dall'altro bisognerà attenzionare bene il fatto di cercare di non creare un danno importante dopo. Poi domenica prossima. No, io guardo la partita di domani che è molto importante e la reputo una di quelle partite chiavi, nel senso che comunque è una squadra giovane, una squadra che comunque è sempre particolare questo girone, quindi partite che nascono ondano sempre le loro insidie e dobbiamo fare attenzione soprattutto nell'andarla approcciare bene, con forza, con veemenza e cercare poi di fare una prestazione importante. Ceccarelli che ha. Ma ieri aveva fine allenamento, proprio perché a fine allenamento mi lascia fiducioso, nel senso che comunque magari un carico di fatica eccessivo, ha sentito una piccola contrattura e dobbiamo valutarla insieme allo staff medico tra stasera e domani, di che entità si tratta e se c'è qualcosa di oltre o meno. Quindi gli altri tutti convocati? Gli altri sono convocati tranne Balic che è indisponibile e Didio che ha avuto un problema al ginocchio ieri in una ricaduta. Sì, Quindi tutti e due, Balic e indisponibile. Didio, È Didio. niente. Balic e Didio no. E giustamente siete corsi ai ripari con un altro ragazzo in porta perché non si sa mai il portiere. Sì. Con Mercoledì che ha ancora 3 giornate, fatto salvo la possibilità di una riduzione, so che è stato giusto pensare ad una soluzione in più Ma con questo. assolutamente, credo che noi abbiamo un ragazzo che è tricca, che ha ancora la necessità di lavorare per crescere, ma trovarsi solo con uno tra Servalli e Mercorelli è un rischio che non ci possiamo permettere di correre. Abbiamo preso un altro under 2004 che eventualmente al recupero poi di Mercorelli sarebbe una terza soluzione disponibile per quanto concerne il ruolo dei portieri. Domani in panchina lui Sì, Panzai. assolutamente sì, salvo che non ci siano complicanze sul tesseramento, credo di sì. Sarò ripetitivo, Sì. te l'avevo detto anche domenica. Vedere questi under, il gruppo under, soprattutto del Casciano, Guerriero, Otto, con una prestazione oltre che convincente, ma soprattutto robusta, caratteriale, anche se c'è stato il recupero. Questo esula dalla parte di domani. Questo a te in prospettiva immediata ti dà una forza proprio quando stai da solo. Una forza interiore, psicologica per dire, ma qui insomma stiamo crescendo veramente, soprattutto gli altri. Te la dà questa forza, perché io l'ho vista, ma l'hanno vista anche gli altri. I ragazzi che abbiamo a disposizione, soprattutto per quanto concerne gli under, sono ragazzi già abbastanza maturi. Due che sono arrivati con me da Ragusa hanno già disputato un campionato intero e l'hanno fatto anche di livello. Casciano e Cordova non li conoscevo, ci abbiamo anche Di Matteo che ha trovato pochissimo spazio, che è un altro ragazzo che spero quanto prima potergli dare l'opportunità, e abbiamo anche un 2005 Canneva. Ma là dove siamo forti, se vogliamo essere ancora più importanti, dobbiamo comunque continuare a lavorare per la loro crescita e se ci sarà anche l'occasione, inseriremo qualche altro under per rendere sempre più competitivo la possibilità anche di avere da parte mia scelte in più ruoli sotto quell'aspetto. E avere una panchina molto più nutrita Sicuramente, sicuramente sarà importante poi andare a rendere quel reparto degli under sia più risolutivo che più competitivo. Perché i senza. ragazzi con la competizione hanno una crescita di livello importante, è nella competizione che loro crescono. E la competizione avviene durante la settimana, durante gli svolgimenti degli allenamenti, perché durante una settimana noi stiamo in campo 10 ore, la partita sono 90 minuti. Quindi è là che si allenano e che si preparano ad essere pronti la domenica. Se Ceccarelli non dovesse farcela, la soluzione Gibilterra o ci sono Ci altre. potrebbe essere Gibilterra, ci potrebbe essere Odd, ci potrebbe essere Arioli. Insomma, Comunque dovrebbe abbiamo. avere delle scelte Sì, ampie. sono due o tre soluzioni che io già comincio a pensarci da stamattina,
ma sicuramente che maturerò ancora di più domani mattina quando saprò in effetti se ci potrò contare o meno. E su questo, su questa superficie sintetica come si trova la squadra? Ma la squadra ha sempre lavorato sul sintetico, quindi sicuramente ci sono sintetici e sintetici. Già questa settimana abbiamo fatto un cambiamento di campo che è quello di Bucchiani con quello di Rosciano, che nonostante fossero due sintetici sono due terreni diversi e differenti, nel senso, mentre Bucchiani è un terreno un po' più rigido, Rosciano è un po' più morbido proprio perché c'è una gommina in più rispetto a quello di Bucchianico. Poi Sora non lo conosco materialmente, so che è pure un sintetico, l'ho visto anche dalle immagini, però ribadisco un concetto che da sintetico a sintetico possono esserci terreni diversi. Chiedi ha segnato con 10 marcatori diversi, la sì. squadra che ha segnato nel girone di più con giocatori diversi, che significa? Significa che c'è una partecipazione di tutti alla fase offensiva e soprattutto tutti danno un contributo a prescindere da quello che è il proprio ruolo. È importante che ci sia unione di intenti all'interno e allo stesso modo anche è tempo e la capacità di dover fare i difensori quando c'è necessità di fare il difensore per un attaccante e viceversa. Però la partecipazione di tutti è massimale sotto tutti i punti di vista, vedo che si sentono sempre dentro l'allenamento, stanno comunque abbastanza concentrati in tutto quello che facciamo, sono aspetti importanti per me nella valutazione globale della squadra. Leggevo commenti sporadici con riguardo all'acquisto di questo giovane portiere. Commenti sporadici di chi? Sui social. Ah, vabbè. Commenti sporadici sui social. Per quanto riguarda l'ingaggio di questo portiere, molti hanno l'impressione, dice che il calcio ha acquistato questo portiere per non rinunciare in campo ad un senior, diciamo. È fondata questa diciamo impressione? Io devo avere, come ho detto prima, delle soluzioni che possono essere dal portiere senior o under all'attaccante senior o under, quindi avere più soluzioni per me è importante, ma non è stato preso in virtù di questa opzione, sinceramente. È stato preso per la necessità e per quello che è poi il mercato offerto in questo momento. Di avere una soluzione anche per l'estremo difensore. Certo, ma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche Servalli. Che sono le squadre? E solo è una squadra giovane, ho visto che è una squadra che dell'entusiasmo, della corsa e anche della capacità di avere la spensieratezza ne fa la sua forza. Gioca con un 2008, gioca con due 2005 e con un 2004 in più se non sbaglio e quindi sicuramente troviamo una squadra che dell'entusiasmo ne fa la sua arma migliore, ma poi hanno cambiato recentemente anche allenatore e questo non ci dà un modo di poter pensare su una soluzione o su un'altra, perché nonostante noi abbiamo guardato un po' quello che ha fatto l'ultima partita, l'ultimo allenatore, dopo una sconfitta non si sa mai, un allenatore nuovo che arriva vuole provare situazioni diverse. Noi cercheremo di farci trovare pronti perché alla fine sappiamo benissimo che non è solo il modulo che fa la squadra, e sono i giocatori che fanno il modulo. E nell'atteggiamento dei giocatori e in quello che sono le qualità dei giocatori c'è l'espressione massima della squadra. Adesso abbiamo un po' la botta con il Serni è stata un'avanzata nulla dalla quale mi sembra che non si siano ripresi completamente, mi sembra, e quindi andando in campo forse con un po' di timore anche nell'affrontare una delle squadre capolista. E qui chiedi, avrà la capacità, questo mi chiedo sempre, di imporsi con personalità, con carattere, cosciente anche della propria superiorità, stando almeno alla classifica, o attenderà? Noi la nostra superiorità... Stimolando anche un po' di coraggio... Dobbiamo far leva sul fatto che noi comunque, come dico sempre ragazzi, dobbiamo essere sempre, a prescindere dall'avversario, padroni del nostro destino, quindi avere una nostra identità, avere una nostra personalità e soprattutto avere un'identità di squadra ben marcata. Le ultime partite la squadra sotto questo punto di vista mi ha fatto vedere le cose importanti, quindi mi auguro che continuiamo verso quella direzione senza fare un passo indietro, perché sarebbe un grave errore. Perché in queste situazioni sarebbe un peccato
peccare di presunzione, magari sperando che la squadra... Nella mia squadra non vedo presunzione. No, no, no. Noi dobbiamo ragionare su noi stessi e non sull'avversario che abbiamo di fronte. A prescindere che sia Sora, che sia Teramo, che sia San Martesimo, che sia L'Aquila, il nostro percorso e la nostra identità deve essere comunque quella. Poi sappiamo che ci sono delle squadre che ti possono mettere in difficoltà o meno, e nell'arco della partita, dove si hanno tante piccole storie, noi dobbiamo essere bravi a saper interpretare il momento della gara. E la squadra, sotto l'aspetto della maturità, come ho detto prima, mi ha lanciato dei messaggi importanti nelle ultime uscite. Io invece non sono d'accordo, certe volte secondo me sbagliava, bisogna essere presuntuosi, cioè consapevoli, giusta, no. Cioè la consapevolezza della propria, certo, è quello che ho detto, noi dobbiamo avere, perché affermo, chiedo scusa, non c'è stata questa volontà di imporre. Sotto l'aspetto della prestazione del secondo tempo ribadisco questo concetto. Io credo che affermo il secondo tempo è stato uno dei migliori secondo tempi giocati dalla mia squadra, per quello che è stato proprio il predominio territoriale, per quello che è stata la volontà di fare. Poi che non siamo stati incisivi e non abbiamo creato situazioni da poter far male è un'altra storia. Però se vado a vedere la prestazione anche a dati statistici, sì, perché noi facciamo anche, esaminiamo i dati statistici che sono importanti, noi abbiamo avuto un predominio territoriale dell'80%, cioè siamo stati l'80% al secondo tempo dentro la metà campo avversaria, il secondo tempo. Ma non è mai entrato in area. Il secondo tempo ha fatto due percussioni, un tiro da lontano e una volta che ha fatto una parata a Servalli. Poi, soprattutto ancora di più accentuato con l'ingresso di Di Paolo Antonio, siamo rimasti perennemente di là, ed è un peccato non avere poi creato quelle situazioni da gol. Comunque bisogna mantenere l'imbattibilità punto uno, casomai anche, posso dire, quelle tre vittorie. Io vedo sempre la possibilità di prendere tre punti ogni domenica, e quindi noi dobbiamo lavorare verso quella direzione come squadra e per quello che stiamo facendo. Poi ovviamente ci sono prestazioni e prestazioni che vanno chiuse, messe in un capitolo che fa parte poi di quello che vanno a guardare le statistiche e i risultati fatti precedentemente. Ma per noi domani è un crocevia importante, sì, e non voglio assolutamente che ci sia un minimo di rilassamento, un minimo di abbassamento di tensione o cattiveria. Faremmo un grave errore. Pensando poi all'appuntamento successivo, non ci si pensa. È una conseguenza. L'ostacolo iniziale. È tanto più importante il discorso. Se caschiamo al primo ostacolo, che è quello di domenica, poi l'altro diventa un ostacolo ancora più grande. Esatto. Quindi arrivare al secondo ostacolo avendo scavalcato bene il primo. Lo slancio, benissimo. È propedeutico. Assolutamente sì. Sempre.